vado subito, senza perdere tempo, senza passare l'avvio, a presentarvi Paolo Carta. Fully GitOps CI/CD pipeline with Tecton and Argo CD on Kubernetes. Ciao Paolo, buon pomeriggio. Ciao, ciao a tutti. Un piacere averti qui. Paolo è un freelance, è un software engineer, è un DevOps e ho visto che ha fatto un corso totalmente in italiano, tra l'altro su Udemy, giusto? E Kubernetes. Sì, sì, sì. Sempre sì, interessante vedere contenuti in italiano. Sì, diciamo che penso che sia il primo corso totalmente in italiano, quindi ho visto un po' di carenza in questo senso, quindi ho detto dai, perché no? Proviamoci, proviamoci. Vedremo, no? Vedremo. Poi magari sarà un secondo corso. Vai, bene, bene, hai fatto una spike, diciamo. Bene, venendo al tuo talk di oggi, già ho raccontato del titolo che gli hai dato, vuoi darci un'anticipazione o andiamo dritti e lo vediamo? Ma direi sì, partiamo e diciamo dai, lo racconto. Va bene, va bene. E altre due parole su di te, che cosa ho dimenticato? Hai studiato in Svizzera, ho visto, e in Svizzera tedesca, a Zurigo, hai lavorato per Red Hat e devo dire sì, qualcos'altro, esatto. Che è sì, molto essenziale, sei stato, quindi non aggiungo molto. Sì, 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 hai detto tutte le cose fondamentali, poi insomma la parte in realtà più importante sono i contenuti. Ottimo. Più che gli speaker. Siamo qui per ascoltarvi, ascoltare okay. Anche il pubblico, direi che spero che contribuisca con le domande, anche se siamo a fine giornata, mi raccomando, yeah. Mentre Paolo racconta, scrivete senza paura. Ciao, a dopo, buon lavoro. Ok, possiamo partire. Ok, quale sarà il tema di questa presentazione? Il tema, quindi, sarà introdurre una pipeline, quindi di CI/CD, che andrà a utilizzare i tool Tecton e Argo CD. E sarà una pipeline totalmente GitOps. Andiamo a vedere poi che cosa significa. Per chi volesse magari informazioni aggiuntive o mettersi in contatto, in questa slide vedete anche la mia mail, in ogni caso sono anche nei social, quindi LinkedIn, Twitter. Ok, cominciamo. Allora, GitOps. Che cosa significa GitOps? Allora, quando io ho degli ingaggi, delle attività dei clienti, generalmente questa è la loro faccia. Questa è la faccia del cliente. Fa GitOps. Ah, un altro concetto. Vabbè. Allora, definiamo il concetto di GitOps, ok? Per me la definizione è questa. Estendere il concetto, quindi, di infrastructure as code alle operations. Quindi cosa significa? Che non avremo più solamente il codice, solamente quindi la definizione dell'infrastruttura, ad esempio con Terraform, su un repo o su più repo Git, ma avremo tutte le informazioni, quindi relative anche agli applicativi, ai rilasci, agli ambienti, qualsiasi cosa verrà gestita tramite pull request su dei repo Git. Ok, ora, perché abbiamo bisogno di un altro concetto? Quindi è la domanda fondamentale di questi poveri clienti, diranno, ma perché un altro concetto? Abbiamo imparato Kubernetes. Sostanzialmente il problema, o meglio, diciamo, la ragione di questo nuovo approccio è proprio Kubernetes. Quindi Kubernetes, sappiamo bene, è lo standard de facto per l'orchestrazione di container, può essere visto quindi come il sistema operativo del cloud, a mio avviso. E che cosa ha portato Kubernetes? Kubernetes ci sta portando, secondo me, man mano, da una modalità, da un approccio, chiamiamolo così, imperativo di fare le cose, ad un approccio dichiarativo. Che cos'è un approccio imperativo? Un approccio imperativo, quindi anche proprio dal punto di vista della programmazione, significa, ad esempio, scrivere del codice
e noi andiamo a specificare tutti gli step da eseguire, ok? In un approccio dichiarativo, io che cosa vado a fare? Vado a dichiarare lo stato desiderato, ok? Poi ci sarà un'intelligenza che man mano andrà a convergere verso lo stato desiderato. Ok, quindi abbiamo detto la causa e la ragione di tutto questo chiaramente si può identificare in Kubernetes. Che cosa ha portato Kubernetes, ovviamente? Ha portato un sacco di definizioni YAML, YAML, YAML everywhere. Sostanzialmente questo è un pochino, tra virgolette, il prezzo da pagare. Diciamo che YAML, secondo me, non è la soluzione perfetta, ma al momento è la soluzione migliore che noi abbiamo. Ok? Questo per descrivere la nostra infrastruttura, i nostri applicativi. Vediamo l'esempio in questa slide di un pod. Ok? Tutti, chiaramente, immagino qua, conosciamo la definizione di pod. Ok? E qua vediamo la sua classica rappresentazione YAML. Ok? Quali sono i vantaggi quindi di un approccio GitOps? Quindi avere tutto su Git, ok? Quindi anche la definizione, a parte il codice e l'infrastruttura, ma anche tutto ciò che è relativo quindi alle pipeline di CI/CD, gli applicativi deployati e anche gli ambienti, eventualmente mappati uno a uno anche, o diciamo in maniera 1N, su o viceversa, a cluster Kubernetes. A mio avviso ci sono diversi vantaggi. Quelli che, diciamo, io riesco a identificare a primo impatto sono sicuramente avere delle politiche quasi gratis di disaster recovery, perché se noi abbiamo tutto su Git, io posso ritirare su tutta l'infrastruttura, tutto ciò che è sostanzialmente stateless, ok, senza nessun tipo di problema. Poi chiaramente il problema vero sono i dati. Abbiamo un auditing, praticamente, perché abbiamo la history di Git. E abbiamo anche la possibilità, chiaramente, di effettuare dei rollback. Questo perché? Perché, ovviamente, essendo gestito tutto tramite Git, io posso fare, chiaramente, un revert, ok? Ovviamente, il vantaggio di Git, in questo senso, è anche poter effettuare una code review. Ad esempio, io voglio portare un applicativo su produzione, non vado più in maniera, diciamo, manuale a cliccare, eseguire script. Sostanzialmente, in questo caso, vado semplicemente a modificare delle configurazioni, del codice, degli script su Git. Questo verrà quindi committato e poi avverrà aperta quindi una pull request. Quindi, chiaramente, avremo anche una specie di filtro per eliminare eventuali errori, così come facciamo sostanzialmente quando sviluppiamo il codice. Ok, ora pensiamo quindi all'approccio GitOps. L'approccio GitOps può essere realizzato attraverso alcuni tool, ok? I più famosi quali sono? Sono Argo CD e Flux, ok? Che sono membri sostanzialmente della CNCF. Quindi la Cloud Native Computing Foundation. Ora, vediamo un flusso, ok, un piccolo diagrammino, che ci fa vedere in maniera semplice come funziona Argo. Quindi, per implementare, abbiamo detto, un approccio di tipo GitOps. Allora, abbiamo, partendo, allora qua mettiamo il puntatorino laser, e andiamo a partire, abbiamo già visto uno spoiler, allora, qua abbiamo il nostro developer, ok? Lo sviluppatore sviluppa del codice, fa commit e push su un repo Git. Sta sviluppando, ad esempio, un microservizio, ok? Abbiamo poi Argo CD, che può funzionare generalmente quindi all'interno di un cluster Kubernetes, ok? Eventualmente dedicato quindi alla CI/CD. E all'automazione, diciamo, anche dal punto di vista infrastrutturale, volendo. Argo CD, qua al centro, che cosa fa? Può andare, quindi, a effettuare il pull periodico delle informazioni, chiaramente, dal nostro Git repo. Ovviamente può essere anche notificato dal repo stesso attraverso un webhook. In questo caso abbiamo il diagramma nel quale, appunto, Argo va a effettuare un pull di tutto ciò che sta su un repo Git. A questo punto,
Cosa succede? Chiaramente teniamo presente tutto ciò che sarà repo git, ovviamente stiamo parlando di definizioni YAML. Perché? Perché chiaramente stiamo parlando nel contesto di Kubernetes. Quindi Argo andrà a effettuare il pull e qua più sulla destra vediamo questa freccia, che cosa succede? Andrà ad effettuare chiaramente, o meglio andrà ad applicare queste definizioni YAML sui nostri cluster Kubernetes. Ora, per semplicità qua, vediamo sostanzialmente come se ci fosse solamente un unico cluster. La CI/CD, ok? Ovviamente non ci dobbiamo dimenticare del concetto più globale, quindi anche della parte più di continuous integration, ok? Argo tende più chiaramente a, a creare, quindi a offrire le funzionalità che ci portano quindi verso la CD. Ora, innanzitutto, perché abbiamo bisogno della CI/CD, ok? Molto spesso, secondo me, non è molto chiaro. A mio avviso, la CI/CD serve perché? Perché ci serve, sostanzialmente, un feedback rapido e continuo. Se ci pensiamo bene, all'inizio degli anni 2000, si parla del 2001, quindi ormai 20 anni fa, è stato creato il cosiddetto Agile Manifesto, ok? Da un gruppo di luminari, stiamo parlando di persone del calibro di Martin Fowler, di Uncle Bob, persona per Kent Beck, stiamo parlando insomma di personaggi mitologici nello sviluppo software. Questo gruppo quindi di luminari, che cosa aveva già pensato al periodo? Il primo dei principi, ok? Dei 12 principi all'interno del manifesto, parla proprio di rilasciare il software in maniera continua e in maniera più rapida possibile, ok? Che cosa abbiamo fatto noi invece negli ultimi decenni? Questo era, secondo me, quello che io ho visto in diversi contesti quando si faceva una release in produzione. Stiamo parlando della guerra, ok? Qua vediamo il lead developer. E in questo angolino qua riusciamo a vedere anche i product owners, che, poveracci, sono quasi morti. Generalmente sappiamo che durante una release in produzione, in passato, chi si occupava delle operations probabilmente avrebbe preferito andare in prigione, secondo me. Perché? Perché c'erano troppe operazioni manuali, ok? Si utilizzavano tool, sì, di CI, ok, estesi poi anche chiaramente alla CD, come vediamo da questa immagine, chiaramente tutti si ricorderanno l'icona di Jenkins. Sostanzialmente avevamo chiaramente un minimo di automazione, ok, garantita da questi tool. Questi tool, utilizzati con successo tuttora, ok, tool che però avevano sostanzialmente un piccolo, o meglio, attualmente hanno un piccolo problema. Non sono stati progettati per il cloud. Se prendiamo ad esempio Jenkins, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un'applicazione Java monolitica, sostanzialmente. Quindi noi abbiamo un applicativo costantemente in funzione che occupa chiaramente utilizza un certo quantitativo di risorse in termini di CPU e memoria, ok? È un approccio chiaramente che ci ha permesso di arrivare dove siamo oggi, ma chiaramente questo approccio si è notato negli ultimi anni che comincia un pochino a scricchiolare chiaramente nel contesto di Kubernetes e delle applicazioni cloud native. Quindi, come ormai saprete anche dalla presentazione di questa mattina di Giovanni, tra l'altro molto interessante, sono stati introdotti dei tool, ok, delle nuove tecnologie che ci permettono di effettuare quindi la continuous integration, ma in questo caso in maniera nativa su Kubernetes, ok? Infatti, la mia definizione di Tecton è sostanzialmente quindi Tecton è il primo motore di CI/CD che è basato su container ed è chiaramente nativo Kubernetes, ok? E come, per fortuna, vi ha già raccontato tanti dettagli Giovanni questa mattina, ovviamente
Sappiamo che le pipeline Tecton sono cloud native, perché chiaramente sono pensate in maniera nativa sui container, ok, che girano su Kubernetes e sono chiaramente decoupled, quindi disaccoppiate. Questo perché? Perché possono innanzitutto girare su qualsiasi tipo di cluster Kubernetes. Secondo, possono essere, sono appunto componibili, ci offrono tanti mattoncini che noi possiamo comporre, ok, per creare le più svariate, insomma, anche più complesse pipeline. Ok, andiamo a riassumere brevemente Tecton. Per fortuna su questa parte posso andare molto rapido, grazie all'interessante presentazione di questa mattina. Andiamo quindi solamente a rinfrescare un attimo i concetti principali, quindi, di una pipeline Tecton, che, come vi ricordate, è basato su delle custom resources. Quindi Kubernetes sappiamo che può essere esteso, ok, attraverso le custom resource definitions. A questo punto, quindi, Tecton estende le API di Kubernetes. Il primo, quindi, oggetto che andremo a ripassare è il concetto di task, ok? Quindi, chiaramente, rappresentabile in YAML. E andremo a vederlo anche nella demo pratica, ok? Abbiamo il task, che abbiamo detto è una sequenza di step, che vengono eseguiti, quindi, in maniera sequenziale, uno dopo l'altro. Il task è mappato con un pod. Ogni step è un container all'interno di un pod. Abbiamo poi la pipeline, ok? La pipeline non è altro che, nei concetti di computer science, un DAG, quindi un Directed Acyclic Graph. Quindi un grafo diretto e senza cicli. In questo caso, quindi, vediamo, partendo dalla sinistra, il primo task, ok? Al completamento vengono fatti partire questi due task centrali, che vanno in parallelo, ad esempio. E non appena entrambi sono conclusi, partirà il task sulla destra. Teniamo presente che, come si diceva stamattina, questi sono, chiamiamoli così, oggetti statici che rappresentano la nostra pipeline. Possiamo pensarle come una sorta di equivalente Kubernetes al Jenkins file. Chiaramente, per essere istanziate, poi ci sono custom resources aggiuntive, che sono appunto le pipeline run e i task run. Concludiamo quindi questo ripassino tenendo presente che queste pipeline, chiaramente, per funzionare, dovranno essere associate poi a delle risorse, ok? Vengono associate a delle risorse che possono essere di diverso tipo, ad esempio un repo Git oppure un'immagine di un container, ad esempio un'immagine Docker. Ok. Quindi abbiamo detto, finora stiamo introducendo una pipeline di CI/CD che va a combinare questi due tool. Abbiamo visto Argo, ok, e abbiamo visto che cosa fa andando a sincronizzare i manifest YAML su un Git repo verso uno o più cluster Kubernetes, e poi abbiamo parlato della CI/CD. In questo caso CI/CD effettuata in maniera nativa con Tecton. Ok. Che cosa vediamo in questa slide? Abbiamo il nostro sviluppatore, la nostra sviluppatrice, che va a fare il push, ok, del codice di un microservizio. Ovviamente, come sempre, il push del codice andrà a triggerare una pipeline di CI/CD, in questo caso una pipeline Tecton, quindi nativa su Kubernetes, che andrà chiaramente a compilare, testare il codice, nel caso chiaramente di un linguaggio statically typed, quindi andrà a effettuarne la compilazione, il test, ad esempio, andrà a costruirne un'immagine di un container e andrà a pusharla su un registry, ok? A questo punto cosa succede? Una pipeline di tipo classico imperativo andrebbe in maniera imperativa ad applicare questa definizione a un cluster Kubernetes e andare a deployare, dopo magari alcuni integration test, system test, stress test, test di security, qualsiasi chiaramente tipo di test che ci serve, andrà a deployarla sul cluster. Nel caso invece di, che è quello che cercherò di farvi vedere nella demo, pregando chiaramente gli dei delle demo, i cosiddetti demo gods, che cosa andremo a fare? Avremo un repo aggiuntivo che si chiama appunto GitOps repo.
Questo rappresenta l'infrastruttura, tutti i nostri ambienti, i nostri applicativi, ok? La CI/CD, quindi in questo caso, andrà a interagire chiaramente attraverso delle chiavi SSH, andrà a interagire con GitOps repo e andrà quindi a rappresentare un bot, ok? Un bot che andrà a cambiare lo stato di questo repo. Ovviamente Argo sta sempre lì in ascolto di questo repo, ok? Andrà a effettuare il poll oppure verrà anche notificato, però dipende dal contesto. In alcuni contesti è meglio una casistica, in altri contesti l'altra. Andiamo a prendere quella che io ho realizzato per questa demo pratica, e cioè ci sarà un poll, ok? Argo va a fare il poll del GitOps repo. Quindi teniamo presente, avremo due repo, ok? Il GitOps repo e il repo di un microservizio. Argo fa il pull dal GitOps repo e andrà ad applicare i manifest ai cluster Kubernetes. I cluster Kubernetes ovviamente avranno accesso al container registry e quindi potranno andare a effettuare il pull dell'immagine che è stata buildata da Tecton in questo caso. Ok. Basta, quindi dai, basta con le cose noiose. Andiamo a vedere la demo e nel mentre preghiamo chiaramente i Demo Gods. Ok, quindi allora qua abbiamo il mio terminale. Ok, sono connesso a un cluster Kubernetes, chiaramente. Ho già preparato un pochino di roba per via quindi dei tempi ristretti per la presentazione. Cosa vediamo in questo caso? Allora, qua partendo dall'alto. Vediamo sul mio cluster i diversi namespace, ok? Vediamo i diversi namespace che sono su questo cluster Kubernetes. Come vedete, abbiamo un namespace ArgoCD. Potrete immaginare che cosa serve, ok? Qua dentro chiaramente c'è tutta l'infrastruttura necessaria ad Argo. Abbiamo poi un altro namespace, Tecton Pipelines. Questo ovviamente rappresenta la nostra infrastruttura per la CI/CD. Ok? Abbiamo poi, ho creato poi altri tre namespaces. Ok? Questo perché? Perché mi piace vedere il tutto secondo un approccio DevOps. Ok? Come sappiamo, purtroppo è stato un pochino interpretato male, un po' come il concetto agile. Ok? DevOps, che in realtà, appunto, sappiamo bene, è una cultura. Ok? Non è un job title. Nel caso della cultura, quindi DevOps, che cosa è importante? Avere chiaramente tra le varie cose, quindi un feedback loop costante e rapido, e avere chiaramente piccoli team indipendenti cross funzionali. Ok? Questi team che sono responsabili end-to-end per la delivery, quindi degli applicativi, ad esempio un microservizio, quindi responsabili end-to-end dal momento in cui io vado a scrivere il codice fino alle operations in produzione. Nessun ticket da aprire su Jira o nessuna email, diciamo, da mandare chiedendo di fare delle operazioni. Chiaramente, quindi, per rappresentare questo concetto, che cosa ho fatto? Ho creato dei namespace, ok? Per un ipotetico developer team, ok? Un team di developer e di operations e di esperti di security, business analyst, testers, chiunque sia necessario, ok? In questo caso abbiamo un primo namespace. Su questo namespace andranno ad eseguire fisicamente le pipeline Tecton. Teniamo presente che quindi uno potrebbe dire: ma allora questo namespace Tecton Pipelines, lì dentro teniamo presente c'è l'infrastruttura di Tecton, ok? L'infrastruttura che mi permetterà di lanciare delle pipeline, però io voglio separare poi queste pipeline per i diversi team di sviluppo. Quindi, chiaramente, la pipeline del developer team 1 andrà poi a girare qua dentro, ok? Abbiamo poi due namespace che rappresentano due ambienti, ok? Gli ambienti di sviluppo. Tutto chiaramente è rappresentato all'interno del GitOps repo, che andremo a vedere, diciamo, tra minuto. Quindi abbiamo un namespace di staging. Ovviamente nel caso di una demo è un namespace, ma potrebbe essere un altro cluster Kubernetes, ad esempio. Non sarebbe un problema assolutamente. Abbiamo quindi un developer team 1, ambiente di staging e ambiente di prod.
All'interno di questi chiaramente andranno a girare gli applicativi. Andiamo a esaminare quindi, allora questo è il namespace, ok, sul quale girano le pipeline, lo esaminiamo dopo, anche questo, ok. In questo caso quindi andiamo a prendere i pod che stanno all'interno del namespace developer team, ok, stage. In questo caso ho deployato un piccolo microservizio Spring Boot, ok. Nel mio caso, quindi, avendo più esperienza con Java, ho preferito quindi rimanere sul classico. Ho scritto un microservizietto piccolissimo con Spring Boot e ne ho deployato due repliche su un ambiente di staging. Ok, l'ambiente di prod al momento in realtà è ancora vuoto. Non ho effettuato nessun deployment. Diciamo che per la demo di oggi è qua in maniera indicativa. Ok. I concetti saranno esattamente uguali a quelli di staging. Ora, se io invece vado nel namespace di CI/CD, che è questo, che cosa vediamo? Vediamo dei pod, ok? In questo caso, lo stato completed, ok? E qua vediamo l'age, vediamo che sono stati eseguiti questa mattina, ok? Quindi che cosa succede? Io chiaramente ho testato la mia pipeline, ovviamente, prima della presentazione, e quindi qua vediamo diversi pod che hanno eseguito la nostra pipeline, ok? Come avrete visto stamattina, appunto, essendo la CI/CD realizzata con Tecton, sostanzialmente questi saranno mappati su dei task Tecton all'interno di una pipeline. Se ora andiamo a vedere l'output invece della CLI, quindi della Command Line Interface TKN, quindi Tecton, con Tecton sostanzialmente che cosa, posso anche ovviamente rieseguirlo, che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere proprio i task che sono stati eseguiti. Ovviamente se io volessi vedere le pipeline che sono state eseguite, quindi pipeline run list, in questo caso andiamo a vedere la mia pipeline che è stata eseguita alcune ore fa e che in quel momento ovviamente era verde. Speriamo che ovviamente rimanga verde. Allora, quindi abbiamo detto, abbiamo questa pipeline, ok? Questa pipeline è caratterizzata da 4 task. E infatti vediamo 1, 2, 3 e 4, ok? E andremo a esaminare questi task. Ora, li introduciamo brevemente. Task qua, Maven, ok, Maven build. Abbastanza chiaro, abbiamo un progetto Java, dobbiamo impacchettarlo, ok? Compilarlo e impacchettarlo. Abbiamo poi la build dell'immagine container e andremo a vedere come poi viene effettuata. E viene effettuato chiaramente il push su un container registry. Abbiamo poi il deployment automatico su un ambiente di staging, ok? E quindi in questo caso, essendo, abbiamo detto, una pipeline non imperativa, una pipeline di tipo dichiarativo, che cosa abbiamo? Avremo chiaramente il nostro bot Tecton che andrà a interagire con quel repo di GitOps. Ricordate, abbiamo detto, abbiamo due repo, il microservizio e il GitOps repo. E infine Tecton dovrà andare a mandare chiaramente andare a dire ad Argo, guarda Argo, io ho costruito l'immagine, me la potresti deployare per favore? Argo chiaramente andrà a vedere poi sul repo Git e andrà a deployare la versione, l'ultima versione. Ok, questo è, quindi in questo momento è quanto. Allora, vi posso far vedere anche, diciamo, un refresh per vedere se il port forwarding verso il cluster Kubernetes funziona ancora. Qua chiaramente vediamo l'interfaccia grafica molto carina di Argo. Questa interfaccia grafica, teniamo presente, quindi ci mostra diversi applicativi. Questo perché applicativi, non sto parlando di microservizio, in questo caso sto parlando di applicativo nel contesto di Argo, che andremo a vedere. Perché ci sono così tanti applicativi? Andremo a capirlo tra pochissimo, sostanzialmente. Però il discorso è questo.
Io ho applicato un concetto, diciamo, ho portato quasi, tra virgolette, all'estremo il concetto di GitOps, ok? Quindi, che cosa ho fatto? Avere GitOps non vuol dire solamente avere il mio microservizietto qua che vedete in gradiamo minimo, qui, ok? Non vuol dire approccio GitOps, non vuol dire solamente andare a deployare il mio microservizio tenendo tutto su Git, no. Significa avere tutto su Git, a mio avviso, ok? Quindi anche l'infrastruttura e quindi anche Argo stesso, quindi anche Tecton, ok? Quindi che cosa ho fatto? Ho creato una sorta di albero di applicativi Argo e Argo stesso viene gestito attraverso Argo, ok? In questo caso che cosa vediamo? Filtrando, vediamo semplicemente solo questi due applicativi, ok? Questi due applicativi, che appunto è il mio microservizietto deployato, Healthy and Synced, e la mia pipeline di CI/CD, anche in questo caso, per fortuna, Healthy and Synced, ok? Sincronizzato il tutto anch'esso, quindi anche la pipeline stessa, attraverso Argo. Al momento, che cosa facciamo? Nel mentre che io parlo, vado ad effettuare un commit chiaramente fittizio. All'interno del mio microservizietto che si chiama Spring REST Tecton Pipe. Ok, per semplicità lo faccio qua adesso da Git, giusto per essere rapidi. Ok, il tempo stringe. Ok, ho committato un qualcosa. Ok, chiaramente questo si riflette nel fatto che adesso partirà una pipeline. E infatti, come vediamo, c'è questo nuovo pod che sta partendo, una nuova Maven build. Ok, se andiamo qua a refreshare un po', vado a fare tkn, ok, pipeline run list, andremo a vedere che una nuova pipe è stata creata. Yes, finora tutto ok. Ovviamente abbiamo il primo task in esecuzione, ok, infatti vediamo running, ok, e ci possiamo vedere anche il log. Logs, meno F. Sì. Okay. Andiamo a vedere l'ultima. E come vedete abbiamo, questa è chiaramente super riconoscibile. Questa è una Maven build. Yes, build success. Nel mentre lasciamo la pipeline, la lasciamo andare avanti, ci impiegherà circa 3 minuti, 3-4 minuti. Nel mentre andiamo, diciamo, a descrivere gli ultimi concetti su Argo, nel mentre che la nostra pipe è in funzione. Abbiamo detto quindi su Argo, abbiamo quindi rappresentato il nostro applicativo deployato nel namespace di staging e abbiamo la nostra pipeline. Ovviamente abbiamo anche l'infrastruttura, filtriamo qua e abbiamo tutta l'infrastruttura stessa è gestita con Argo. Quindi io che cosa faccio? Creo il mio cluster Kubernetes, ok? Installo Argo attraverso l'operator, ok? Da quel momento in poi, una volta che applicherò una sorta di, chiamiamolo così, di applicazione di Bootstrap, okay? Che sarà una sorta di nodo padre di una struttura d'albero di applicativi, a quel punto Argo andrà ad installare e configurare tutto sul mio cluster, la CI/CD, i namespaces, gli utenti, i permessi, quindi stiamo parlando di cluster role bindings, service accounts, tutto, incluso Argo stesso, quindi se metto Bootstrap, che cosa vediamo qua? Argo, CD, self, GitOps. Argo viene gestito attraverso Argo. Quindi se io voglio fare un upgrade di Argo, modifico il repo Git e Argo si aggiorna. Ok? In questo momento, vabbè, abbiamo quindi accennato questo concetto. Quello che ci interessa chiaramente è il nostro applicativo. È la nostra pipe di CI/CD. Quindi mettiamo CI/CD e abbiamo come prima l'applicativo a sinistra e la pipe a destra. Andiamo a vedere nel terminale che sta succedendo. Speriamo che tutto sia andato liscio. Tkn pipeline run list. Yes. Ok. Quindi la mia pipe ha avuto successo. Come possiamo verificare questa cosa qua? Allora, che cosa è successo? Ok? Andiamone a vedere il log, quindi.
del secondo task. Appartiene alla nostra pipe, quindi era la build del container. Ok? In questo caso la build del container, come vedete, ha costruito un'immagine qua del container utilizzando le OpenJDK 8, essendo un applicativo Spring Boot, ok? E che cosa ha fatto? Ha utilizzato Canico, ok? Canico è un tool per poter costruire immagini sostanzialmente di container senza chiaramente l'utilizzo di Docker, ok? Che tra l'altro è stato deprecato su Kubernetes. Quindi in questo caso buildiamo una container image attraverso Canico. È molto interessante, come vedete, abbiamo la versione 1.2.44, ok? Questo come è stato fatto? È stato fatto attraverso un piccolo container, ok? Che io ho costruito, che va a effettuare il calcolo delle versioni in base ai tag su Git. Andiamo a vedere più in dettaglio di che cosa sto parlando, perché potrebbe essere un pochino, potrebbe confondere. Questo è il repo del mio microservizio, ok? Come vedete, è stato creato, ingrandiamo, 5 minuti fa è stato creato il tag 1.2.44. Quindi la mia pipeline di CI/CD molto intelligente ha letto che l'ultima versione era 1.2.43, ha calcolato la versione successiva, ha effettuato il push chiaramente sul master, questo perché su un vero approccio di continuous delivery si dovrebbe usare il trunk-based development, quindi andare a pushare direttamente sul master, sostanzialmente anche se molti storcono il naso, in realtà una vera pipe dovrebbe evitare i problemi. Quindi abbiamo il nostro commit taggato 1.2.44. È stato costruito un container pushato sul Google Container Registry e come vedete, proprio qua, ok, abbiamo la versione 1.2.44. Il nostro container associato a quel tag calcolato in maniera automatica è stato pushato sul Container Registry. A questo punto, che cosa è successo? Il mio bot Tecton, quindi se ritorno al terminale, stiamo parlando qua, ok? Stiamo parlando di questo task qua. Vabbè, facciamo così. TKN task run list. Ok? Stiamo parlando del deploy to stage. Questo task che cosa ha fatto? Quindi TKN task run logs-f, ok? Deploy. Questo che cosa ha fatto? Come vedete, ha taggato il mio repo, ok? Dopo aver taggato, quindi aver, scusate, ha incrementato la versione sul repo dei manifest, ok? Di GitOps, anch'esso a 1.2.44, utilizzando Customize, ok? Penso che conosciate, gli ha detto, guarda, il repo è taggato 1.2.44. L'immagine l'ho pushata, va il bot a interagire con il GitOps repo, ok? E va a dirgli 1.2.44, ok? E poi pusha. Poi che cosa viene fatto? Stiamo praticamente per concludere. Abbiamo detto, notificato argo e quindi TKN task run logs-f, ok? In questo caso abbiamo link. In questo caso, come vedete, che cosa viene fatto? Qua. Abbiamo argo cd, quindi viene chiamato argo cd app sync. Sincronizzami lo Spring Boot REST sull'ambiente di staging. E se vado sull'ambiente di staging, no, non è qua, quindi kget pods, ok? Nell'ambiente di staging. Andiamo a vedere che i pod sono up and running, come vedete, deployati da pochissimo, 5 minuti fa. Andiamo a vedere uno per vedere che non stiamo imbrogliando, ok? Come output YAML. Andiamo a farci un grep dell'immagine e vediamo che versione c'è. Magia! Abbiamo la versione 1.2.44. Quindi, e adesso se io voglio vedere che versione abbiamo, vado sul repo di GitOps, i manifest, gli overlay perché stiamo parlando di customize,
l'ambiente di staging, come vedete, è rappresentato. Andiamo a vederci la customization. Che versione abbiamo? Versione 1.2.44. Questa è stata effettuata in maniera automatica, come vedete qua, dal bot Tecton. Ok? Il bot Tecton ha interagito, come abbiamo visto nelle slide, sostanzialmente, ha interagito con il nostro repo. Quindi se io torno indietro alle slide, e abbiamo praticamente concluso, qualche minuto speriamo per le domande, abbiamo realizzato esattamente questo. Abbiamo il nostro microservizio, abbiamo pushato, partita la pipe, abbiamo quindi fatto il push della container image, ok? La CI/CD ha interagito col GitOps repo qua, Argo ha deployato sul nostro ambiente di test, in questo caso un namespace, poteva essere un altro tipo di cluster. E quindi, chiaramente, questa è la faccia finale durante poi gli ingaggi con i clienti, che inizialmente erano un po' scettici, poi vedono questa potenza e reagiscono così. Quindi, concludendo, che cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo visto quindi una pipeline nativa Kubernetes, Cloud Native e totalmente GitOps attraverso l'utilizzo di Argo e Tecton. Sicuramente è molto interessante, secondo me sarà appunto, in alcuni contesti lo è già, ma sarà il futuro quindi della CI/CD, però teniamo presente che i problemi principali sono generalmente di natura umana, ok? In quasi tutti i contesti che io vedo. Quindi quello che io mi prefiggo io stesso e cerco di applicare è sempre avere quindi una comunicazione trasparente e onesta. Questo è importantissimo. Non smettere mai di imparare, la curiosità è fondamentale, ok? E cerchiamo di condividere la conoscenza. Io stesso non sono l'esperto numero uno al mondo di Kubernetes, né di Argo e né di Tecton, però sono qua oggi a condividere la mia conoscenza con voi. Grazie mille per l'attenzione. Mi farebbe chiaramente piacere ricevere del feedback e chi volesse mettersi in contatto con me per qualche domanda, chiaramente è il benvenuto. Grazie. Feedback is a gift, ma noi abbiamo joined in, quindi votate i talk e ovviamente scrivete a Paolo in privato sul canale che preferite. Paolo, ti faccio ovviamente i miei complimenti. In realtà una domanda c'è, ce la becchiamo subito, pronti via. È Emilio che ci scrive: da GitHub vedo che Argo ha anche delle funzionalità di CI. Perché nella demo abbiamo usato Tecton per la CI? Sì, sostanzialmente quindi sotto l'ombrello di Argo, chiaramente ci sono diverse soluzioni. Una di queste è Argo Workflows, che è una soluzione molto interessante, che sto esplorando proprio durante queste ultime settimane all'interno di un progetto che sto seguendo, è sicuramente direi una valida alternativa. Un'alternativa quindi paragonabile secondo me a Tecton. Ok, quindi è un prodotto sotto lo stesso cappello, vuol dire anche la stessa community, quindi immagino? Sì, quello sostanzialmente Argo sì, quindi Argo CD, Argo Workflow, Argo Rollouts, Argo Events, sotto quindi l'azienda è Intuit. Tutto chiaro. E altre domande per adesso non ce n'è, abbiamo ancora qualche minuto, quindi siete ancora in tempo, se lo fate subito, a chattarcele. No, faccio un commento io, cioè perché anch'io ovviamente guardo i talk e... Colgo questo ultimo tuo spunto che hai dato, non smettere di imparare, e a metà quando tu hai detto CI, avevi proprio una slide dove dicevi qual è l'importanza della CI e della CD, e hai detto a un certo punto 2001, manifesto agile. In realtà su questa cosa tu mi hai scatenato, sono andato a prendermi questo libro di cui la versione è del 99. E quest'altro, che questa è la seconda edizione, quella blu del 2004, ma la prima è del 99, credo, dell'agosto o comunque fine estate. Questo qui invece, che è del 2000 e 2000 basta, cita già, c'è proprio già un capitolo sulla Continuous Integration, che purtroppo da qui non posso far vedere,
Sì. Però avvalora la tua tesi, cioè quanto sono vecchi questi concetti. Ogni tanto io mi trovo a pensare che a volte facciamo 3 passi avanti con questi metodi, quindi diciamo che il cappello è quello dei metodi iterativi incrementali in generale, forse pre-manifesto agile, facciamo 3 passi avanti e 2 indietro, no? Quindi in realtà noi andiamo avanti, però ci perdiamo sempre dei pezzi che erano già stati inventati, no? Non mi sono mai dato una spiegazione io a questa cosa. Perché poi io ho una teoria. Vai, sono curiosissimo. Ma io ho una teoria. Allora, sostanzialmente noi sviluppatori, anch'io rientro chiaramente nella categoria, uno, siamo persone molto ottimiste. Due, noi sviluppatori non abbiamo... chi più chi meno, insomma, le social skills non sono sviluppatissime, diciamolo così, e anche quindi le skills di negoziazione, ok? E le skill chiaramente di vendita. Quindi cosa succede? Noi dobbiamo interagire con persone lato manageriale che non hanno competenze o pochissime competenze tecniche e generalmente andiamo a soccombere a questi tipi di personaggi sostanzialmente. E quindi si crea tutta quella politica delle aziende che io chiamo dinosauri, sostanzialmente. Certo, il grosso tema è uno dei motivi per cui il manifesto agile poi a un certo punto è stato trascritto in un certo senso. Bello spunto, mi piacerebbe proseguire con questa conversazione, purtroppo il tempo è già finito e per cui ti ringrazio e davvero grazie a voi. Un'altra call for paper, un altro talk, mi piacerebbe davvero sentirti di nuovo. Intanto ti saluto e ti ringrazio di nuovo anche a nome di tutta la community. Ciao Paolo, grazie. Ciao a tutti.